Buenos Aires nel 1928. All'età di 9 anni, in seguito a un incidente stradale, perde il braccio destro. Diventa mancino e da autodidatta diventa uno dei più bravi maghi del mondo. Da autodidatta perché tutti i libri e le tecniche sono per i maghi con due mani. Se volete sapere chi è, ve lo dico alla fine del video. Buongiorno a tutti dall'assolamandica.com. Oggi useremo le Templar, queste bellissime carte, per realizzare un gioco che avevo già fatto, ma sto ogni tanto, diciamo, ammodernando il mio parterre di video. Templar, come ho detto, in vendita sulla solamanica.com, trovate il link in descrizione nel caso vi piacciono queste carte, veramente veramente molto belle e di ottima fattura. Il gioco di oggi è Salto in lungo e rappresenta una gara. In effetti questi quattro saranno i nostri saltatori, mentre queste carte nere saranno semplicemente da considerarsi degli ostacoli, per cui badate bene a questi quattro. Allora, i quattro ostacoli li mettiamo da parte, andiamo a presentarvi i nostri saltatori. Abbiamo 4, 3, 2 e asso, ovvero asso, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 vanno a aspettare in panchina, mentre il signor 4 si appropinqua alla gara. Lui inizia con un piccolo salto, ovvero si porta in seconda posizione, prende la rincorsa, hop, salto. E arriva in fondo. Numero 3, per batterlo deve saltare da un po' più in là. Si pone qui proprio in mezzo alle carte. Deve saltarne due. Prende la rincorsa. Oh, rullo di tamburi. Oh, arrivato. Guardate bene, anche lui è arrivato. Il numero 2 deve saltare da ancora più distante per vincere. Allora cosa fa? Essendo un tipo puntiglioso, semplicemente va a controllare le quattro carte, i quattro ostacoli, tutto in ordine. Si porta qua in penultima posizione. Deve saltare da lontano. Guardate bene, prende la rincorsa. Hop! E anche lui arriva d'asso. Asso è veramente un asso anche nel salto in lungo. Anche lui ovviamente vuole ricontrollare i quattro ostacoli. 1, 2, 3 e 1, 4. Anche lui prende la rincorsa, ma deve saltarle tutte. Record del mondo, ragazzi. Prende la rincorsa, salta e arriva. Anche asso ce l'ha fatta e vince la gara. Spero che vi sia piaciuto. Ora vi mostro il tutorial di questo gioco. Eccoci alla spiegazione del gioco della gara di salto in lungo. Effettivamente utilizziamo solo 8 carte, 1, 2, 3 e 4 rosse, 1, 2, 3, 4 nere. Conviene prenderle, diciamo, per fare un po' di confusione nella testa dello spettatore. Così anonime, tipo 6 e 7, tutte e due nere, in maniera tale che non si capisca bene quali siano gli ostacoli, ma si capisca comunque bene quali sono le carte rosse, quelle che devono interpretare i quattro saltatori. Le si mostrano alle persone proprio così, palesemente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E si comincia a spiegare la storia. Nel momento in cui andate a mostrare queste carte, però, piazzate il mignolo sotto la penultima, eccola qua, in maniera tale da poter chiudere il mazzetto con un break sopra la terza carta nera e poter separare le carte rosse con una carta nera sul fondo dalle carte nere che andranno a fare gli ostacoli. Vedete, così facendo in realtà andate a sottrarre il 7 di picche, ma difficilmente la gente si accorgerà che si è tramutato nel 7 di fiori, sempre carta nera, sempre 7. La si sbircia un secondo solo e la si mette in fianco. Questi sono gli ostacoli. I quattro saltatori si possono mostrare uno alla volta, 1, 2, 3 e 4. Ovviamente questa è doppia, dovete tenerla salda perché non si aprono le due carte, la mostrate. Riprendete 1, 2, 3, 4 carte in mano e le rimettete sul tavolino. 1, 2, 3. E la quarta la prendete, che è doppia in questo momento, potete mostrare proprio l'asso e piazzare il tutto
sopra il mazzetto degli ostacoli. A questo punto i primi due salti sono praticamente automatici. Fatto ciò, la prima volta prendete questa carta qui, la spostate di là, schioccate le dita, tac, e arriva alla fine. Seconda carta, anche questa automatica. La spostate, schioccate le dita, un po' di scena, tuc, e arriva alla fine. La terza carta è un pochino più complicata, però ci dà la possibilità di mostrare gli ostacoli alla gente, dunque togliendo il dubbio che abbiamo mescolato prima o poi le carte rosse con quelle nere. Per cui andiamo a rigirare il nostro mazzetto, utilizziamo la conta di AMC e andiamo a mostrare tutte le carte nere nel mazzetto. Ovviamente qua la terza carta, quella che andremo a nascondere con la nostra conta, sarà quella, il 3 vero e proprio. Dunque andiamo a mostrare, conta, spostiamo una carta, spostiamo due carte, spostiamo tre e una quattro. Fatto con una certa velocità, ovviamente è 1, 2, 3 e 4. Fatto ciò, rigiriamo, abbiamo portato in questo modo il 3 in fondo, andiamo a prendere la carta, la spostiamo in penultima posizione, salto, tac, e anche questa è arrivata. Ultima carta, questa la posizioniamo qui, ovviamente una carta nera. Ripetiamo la conta con le carte di dorso perché prendono la giusta posizione. Ricontiamo le quattro carte sopra la carta che deve saltare e a questo punto il gioco è finito. Si prende la ricorsa, si salta e anche questa è arrivata in fondo. E tac, si possono mostrare tutte le carte sul tavolo. Questo è il gioco, è molto carino, con un po' di pratica non è difficile da fare, con una buona presentazione lo si rende veramente veramente accattivante. Per cui se vi è piaciuto questo gioco un bel mi piace qua sotto e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che faccio, recensioni di mazzi carte, recensioni di nuovi giochi, di libri, DVD e naturalmente i giochi con le carte con tanto di tutorial come questo. Questo è quanto, per cui vi saluto, vi ringrazio e alla prossima! Naturalmente stavo parlando del grande René Lavand, grande mago argentino, nonché il mio mago preferito. Qua negli ultimi secondi vi lascio qualche link per andarvi a vedere uno dei suoi numeri meravigliosi, Poesia con le carte.